Benvenuti su questo nuovo video. Io sono Nadia. Io sono Gabriele. E oggi stiamo andando in montagna a fare una bella camminata a Rifugio Willy Jervis, la conca del Pra. Ovviamente siamo in Piemonte e quindi siamo in macchina, abbiamo deciso di andare in macchina e quindi vediamo, scopriamo un attimo una camminata. Abbiamo visto che dovrebbe essere lunga circa 4,5 km. Danno un'ora e mezzo all'arrivo, arriviamo al rifugio, speriamo di trovare un po' di polenta e mangiare qualcosa. Speriamo che sì. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella per restare aggiornati su ogni nuovo video. E poi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, metteteci un like. E poi abbiamo da pochissimo aperto la pagina Instagram, Gabri Nadi Free Time, quindi anche lì, ragazzi, iscrivetevi e seguiteci. Sigla! Allora, qua si presenta il primo problema: passiamo dalla mulattiera o dal sentiero? Allora, ragazzi, abbiamo deciso di fare la mulattiera. Ci hanno spiegato che in realtà questa qua è un po' più come se fossero degli scalini, quindi abbiamo tenuto la destra, c'è un po' più di sole. Invece il sentiero ci hanno detto che sale leggermente, tanto sale comunque, però non ci sono tanti gradini e passa un po' più all'ombra. Proviamo, sperimentiamo, vediamo come va. Allora, ragazzi, la temperatura è perfetta, si sta veramente molto bene e effettivamente la mulattiera è abbastanza larga, si può vedere un sentiero molto molto ampio. Comunque si sale. Ragazzi, siamo arrivati sul ponte, adesso lo attraversiamo. Allora, ragazzi, siamo arrivati nella zona della pietraia al sole, come vedete ci sono parecchie pietre, sale abbastanza, ma ce la stiamo facendo. Fede è bravissimo, sembra uno stambecco. Andiamo, andiamo.
Allora ragazzi, è finito il sentiero, siamo arrivati sulla Carrabile e da qua ci dice che dobbiamo camminare ancora un'ora. Comunque qua è facile perché è tutto qui sulla, dove passano anche le macchine, quindi sulla Carrabile. Ecco qua, Fede è stato bravissimo, ce l'ha fatta, non si è fermato un attimo. Molto bene, continuiamo, continuiamo. Ragazzi, nel frattempo ci è venuta fame e Fede si sta mangiando i cracker. Sono buoni? Sì. Ah. Cosa andiamo a mangiare sul rifugio? Panda. Ah, bene, bene, bene. Allora andiamo, andiamo, che sennò ce la mangiano tutta. Andiamo! Lungo il percorso si incontra questa cascata veramente spettacolare, molto molto bella, e anche qua decisamente bello. Guardate, c'è questo spazio fantastico, c'erano anche delle tende, quindi probabilmente si può venire anche qua a dormire. Veramente bello. Proprio su questo ponte c'è anche un cartello di fare attenzione per evitare di schiacciare le salamandre. Vediamo se ne troviamo qualcuna. Ragazzi, guardate la cascata. Allora ragazzi, bastone trovato. Sì, Fede si è un po' stancato, allora papà l'ha preso un pochino in braccio, ma dopo camminiamo di nuovo, vero? Sì. Eccoci qua. Alla curva. Alla curva, Fede cammina di nuovo. Vediamo, siamo i primi, abbiamo superato tutti. E allora ragazzi, durante la passeggiata abbiamo visto che qua ci sono anche delle falesie. Ciao! Quindi ci si può arrampicare. Il mio cappello! Noi continuiamo, siamo quasi arrivati, mancano 10 minuti al rifugio. Andiamo, andiamo! E allora ragazzi, manca veramente poco, dovrebbe mancare più poco. Siamo qua, c'è questo super ponte che adesso attraversiamo. Ci sono anche, vedo, delle piscinette molto molto belle. E anche perché iniziamo a aver fame, quindi la polenta non ce la toglie nessuno. E allora ragazzi, ce l'abbiamo fatta, guardate che vista spettacolare, si vede là sopra il rifugio. E qua c'è anche questo piccolo parcheggio, ecco, mi alzo così lo vedete, in cui ci possono stare fino a 40 macchine, ok? Quindi mi sembra che costa 10 euro venire su fin qua con la macchina, solo 40 posti però. Siamo arrivati, Ginny, andiamo a mangiare? Vai! Allora ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati al rifugio Jervis, 1732 metri sul livello del mare. Vediamo se troviamo qualcosa da mangiare. Allora ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati e appunto c'è la possibilità di prendere il cibo da asporto. C'è polenta con salsiccia, polenta con spezzatino, polenta con formaggi, polenta concia con... vabbè, polenta un po' in tutti i modi, e di antipasto affettati misti e dei tomini con un bagnetto al verde, qualcosa del genere. Quindi lo assaggiamo, c'è la possibilità di prenderlo da asporto e poi ci si può fermare tranquillamente su questi tavoli. Ragazzi, anche da qua c'è una vista veramente mozzafiato, bello bello bello. Allora ragazzi, abbiamo fatto provviste, adesso andiamo a mangiare perché è già tardi e abbiamo parecchia fame.
Allora ragazzi, abbiamo appena terminato il pranzo al rifugio Jervis, polenta, direi razioni decisamente abbondanti. Siamo all'interno della conca del Pra e qua c'è anche la ciabota del Pra, locanda e pensione. La vedete qua dietro e in cui vendono anche i formaggi. Adesso noi cerchiamo un prato e ci corichiamo un pochino così ci riposiamo per poi fare la discesa. Se riesco farò anche un video con il drone, quindi ci proviamo, c'è un po' d'aria ma dovrei riuscire a farcela. E ragazzi, guardate anche qua che bella fontana in pietra fiorita. Ragazzi, sono le 4:30, le 16:30, quindi quasi ora di iniziare a tornare giù. Una giornata veramente spettacolare, un sole bellissimo, sta arrivando adesso qualche nuvolo. La passeggiata, la camminata comunque ci è piaciuta molto, perché comunque non pensavamo siamo riusciti comunque a farla tutti quanti. Federico ha camminato tutto il tempo, quindi è abbastanza semplice. Il parcheggio giù si paga 3 euro il sabato e la domenica, solo il sabato e la domenica parcheggiare costa 3 euro e poi da lì sotto si parte con la camminata. Abbiamo mangiato molto molto bene, la polenta mi ha speso in tutto 45 euro e abbiamo preso anche la torta, quindi abbiamo comunque mangiato, le razioni devo dire sono molto molto abbondanti. Quindi adesso non ci resta che prepararci per ripartire perché si torna giù. Andiamo! Ragazzi, stiamo di nuovo scendendo, siamo già quasi a metà strada, qua c'è di nuovo questa bellissima cascata. Fede è bravissimo perché sta camminando tanto, adesso ha fatto un pezzettino sulle spalle di papà, vero? Sì! Però sei bravo perché adesso camminerai tantissimo. Andiamo, andiamo! No! Allora ragazzi, io sono in palle. Sì, sei a spalle. Stiamo tornando, abbiamo deciso di non prendere il sentiero ma di continuare sulla strada, quindi quella carrabile, e quindi probabilmente sarà leggermente più lunga, però in realtà con la macchina abbiamo già parcheggiato su questa strada abbastanza su, quindi speriamo di tornare in fretta. Andiamo, andiamo e vi facciamo sapere. Banane. Ragazzi, non ci credevo, ma vedete ci sono anche i camper. Io, boh, non so, questo qua non è grandissimo, però la strada mi sembra un po' complicata per venire su quel camper, però probabilmente si può venire, perché appunto qua c'è questo camper qua e stamattina ce n'era un altro. Noi siamo in macchina oggi. La nostra giornata si conclude alla bellezza delle 7:30, abbiamo raggiunto la macchina, ora abbiamo iniziato a scendere, sono le 8:15, mi sa che per arrivare a casa ci andrà ancora una bella oretta,
Esatto, abbiamo comunque trascorso una bella giornata, veramente molto molto bella, c'era il sole, sole pieno, non c'era neanche una nuvola, quindi ci è piaciuto veramente tanto. Però c'era una bella aria fresca, si stava benissimo. Sì, 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 si stava bene, adesso torniamo giù e probabilmente farà un po' più caldo. Per forza. Con la però. Mucca. È vero Fede che è stata una bellissima giornata? Sì, Ginevra conferma. Va no, bene, dai. Ragazzi. Diciamo che onestamente con i bambini è un po' impegnativa, nel senso che vabbè, Ginevra sempre a spalle per forza. Federico è già stato bravissimo perché ha camminato un sacco, però soprattutto al ritorno. Ogni 3x2, o male qui, o male là, o male su, o male giù. Però ce l'abbiamo fatta. È andata molto bene. Noi vi salutiamo, vi diamo come sempre l'appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.